sui colli di Fatini, come si sviluppa? 13 anni fa, anche un poco di più, però ufficialmente 13 anni fa volevo organizzare queste passeggiate in natura sui nostri colli, prima di tutto sui nostri colli che stanno proprio dietro Caserta, dove diciamo sta Caserta Vecchia, Sant'Angelo in Formis, San Leucio, con l'intento proprio di portare i casertani e gli abitanti limitrofi a conoscere il proprio territorio, perché avevo notato che le persone conoscevano le città, conoscevano la reggia di Caserta, ma conoscevano pochissimo tutto ciò che è più legato alla natura e alle nostre colline. Diciamo che da 13 anni organizzo queste passeggiate in cui tutta la giornata, la domenica, siamo sulle nostre colline, mangiamo al sacco e in mezzo ai prati e cerchiamo anche di conoscere anche gli abitanti, i frequentatori altri dei colli, con l'esplorazione pure dei borghi rurali tipo Sommana, Pozzo Vetere, oppure il quartiere vecchio di Maddaloni, oppure anche retaggi artistici come per esempio il castello di Maddaloni, quindi andiamo proprio effettivamente alla scoperta del territorio, su quello che effettivamente offre a 360 gradi, non solo natura ma anche reperti storici, anche qualche raccolta per esempio di qualche frutto tipo l'asparagio selvatico oppure la pianta di mirto, che anche noi facciamo il mirto, non solo in Sardegna. Se volesse partecipare alle tue iniziative, cosa dovrebbe fare? Allora, mi trova su Facebook la pagina Escursioni e Trekking Caserta, dove di volta in volta pubblico i programmi per la domenica successiva. Se uno non c'è su Facebook, c'è il sito sentiericaserta.blogspot.it. Oppure scrive sul motore di ricerca Sentieri Caserta, mi trova facilmente.